¡Que ci sparano da sotto! Originale per dei cattivi. E allora, si acchiappano i cosi rossi, ok? Non si può girare intorno all'infinito! Mi verrà una crisi epilettica! Ok, non si è andata troppo male. Per il disturbo voglio offrirti il tuo primo lancio col paracadute. Senza paracadute. Scherzando. Sei molto sexy così, lo sai? Ma quando è che ti levi le calze? No, non prenderla così! Guarda che cosa ho trovato! Il manuale! Qui c'è tutto! Se leggiamo, scopriremo come cavarcela. Allora c'era una volta il Loom, l'armonia, l'amore, la pace. Ah, ma è una sceneggiatura! All'improvviso, André trasforma i Loom rossi in Hoodlum! Il mondo è in pericolo! Ah, ecco, qui dice che Globox se n'è andato con le tue mani. Beh, fifone com'è, sarà nascosto da qualche parte. Ah, non sarà facile mettergli le mani addosso, soprattutto per te. A proposito, ho dimenticato di dirti, ogni tua azione ti fa segnare dei punti. Ecco, guarda il contatore, ti faccio vedere. Quando segni dei punti, compare l'indicatore e passi in modalità combo. È qui che si fa interessante, perché in modalità combo le tue azioni valgono molto di più. Ma non esaltarti troppo, perché la modalità combo scompare se non segni altri punti. Ultima cosa. I punti fanno accedere a dei livelli nascosti, quindi cerca di fare il punteggio migliore. Beh, il manuale non è straordinario, ma cercando bene si dovrebbero trovare due o tre cose qui. Ecco, qui dice che per saltare bisogna utilizzare il pulsante di salto. Ma davvero? Chi l'avrebbe detto? E qua dice che per attaccare bisogna prendere il pulsante di attacco! Serio? Pagano davvero della gente per scrivere queste stupidaggini? Non c'è un secondo da perdere! Dobbiamo riacciuffare Andrei prima che raggiunga il cuore del mondo! Ehi, guarda! Un interruttore! Ad ogni colpo, attivo un meccanismo! Guarda, dei salvadanai! Non sono indovino, ma ho idea che contengano qualcosa! Non abbiamo tempo! Mi va della sopravvivenza di tutti i popoli! Ditemelo se esagero. Presto! Andrea si avvicina al cuore del mondo! Ma dov'è André? Andiamo a chiedere i monaci. Il cuore! È là che sono concentrate tutte le energie del mondo! Apparentemente André non ha toccato. Avete messo André? Noi l'abbiamo sentito.
infatti, lo sospettavo. Andrei non è morto. Non si può tenere Globox vicino al cuore. È rischioso. Rayman, Globox è tuo amico. Portalo dal guaritore della foresta di Chiarafoglia. Lo conosco. Saprà come eliminare André. Rayman, attento! André è un lumero. I lumeri sono perversi. Darà di sicuro delle abitudini riprovevoli a Globox. Ci si rivede in Rayman 4. Ma chi ha cantato la musica? Spero di non aver rotto niente. Musica, dove sei? Chiudi e fammi uscire di qui! Ovviamente! Rayman, bisogna che vada a farmi curare. Non è che vai, vai!
Globox! O mi dai da bere! O ti aspiro l'intestino grasso! Studio del guaritore, ci siamo! Sonny!
Non ne voglio sapere. Andate a fare le vostre porcherie altrove. Sfortunato e imprudente! E chi osa entrare in casa mia? Andiamo ad accoglierlo come si deve! Soccorso! La sta
stagione di caccia è aperta! Ehi, Rayman! Sono io, Globox! Finalmente siamo arrivati nella landa. Comunque qui è estremamente caldo. Ma aspettavo che la landa fosse spaventosa e piena di fantasmi. Invece no. Che sciocco! Che sciocco! Che sciocco! Povero schifo! E anche il mio migliore amico! Anche il mio migliore amico! Ma non è...
Questa volta non ci vado, ho paura dei dottori. Brucia! Presto! All'ombra! Sono qui!
soccorso! Ehi, non c'è qualcuno che ha dello sciroppo per la tosse? Divertite molto a prendervela con uno tutto solo. Sì, perché? Ti dà fastidio? Oh no, è certo che no. Che idea! Thank you.
testa di rapa e ti infilzo col tuo stecchino! No! Mi chiedo che tipo di potere ti ha dato il Tetris. Reflux e Andrei hanno unito le loro forze e hanno rubato lo scettro di Gumzi, il re bambino dei Dignaren. Potranno invocare i Leptis e acquisire poteri inimmaginabili. Questa porta dà su una scorciatoia che vi permetterà di riprenderli. Affrettatevi! Sono carini quei guaritori. Se vogliono che ci si affretti, potrebbero almeno darci una mano. Roba da matti! Tutte le volte che c'è da salvare il mondo non c'è mai nessuno! Meno male che ci siamo noi. Com'è? Non siamo ancora arrivati! E i guaritori hanno il coraggio di chiamarla scorciatoia? Per fortuna ho capito come si apre la porta, ma comunque... La scorciatoia fa una nuova deviazione! Ho la sensazione che tocchi di nuovo me! Cletu! Berada Nictu! Cletu! Berada Nictu! Reflux e Andrei si sono già imbarcati. Beh, se riescono a invocare il Leptis, riducono il mondo in fumo. No. Cato, prendete la barca e riacciuffateli.
Andrea, di là, ne sono certo. Una buona madre sa sempre cosa combina il suo bambino. Buongiorno. State entrando nel quartier generale di Black Luna. Temperatura esterna, meno 52. Temperatura interna, 37,2. In aumento. Thank you.
siete entrati nella fonderia, il posto più caldo di Black Luna. Il controllo traffico aereo annuncia che il Nexus sta per atterrare in cima alla torre. A causa dell'estrema suscettibilità del Dio, vi preghiamo...
Hai avuto paura, eh? Oh, i miei occhiali! Andrei! E papà e lo zio Raivan! Stiamo arrivando! Signore e signori, avanti tutta! Raivan, guarda! Ci sono gli amici di Andrei che vengono alla festa! Sente Tetri, dimmi che non è vero! Sei grande e forte! Con l'energia del tuo scettro potrò riprodurmi all'infinito! Sì, André! Sì, André! Sì, André! Avevo promesso di cercare Raivan su un vassoio! Divertiti! Thank you.
essere qui lassù. Eccoci al punto di partenza. Almeno si potrà dormire tutta la notte. Ma cosa ti succede? André, mi manca.
Sai, ora è più felice. Guarda i lumrossi come sembrano contenti. Me ne frego. Voglio Andrea. Non so se è una buona idea. E poi non saprei come fare. Devi spaventare un lumrosso. Parli di un'idea. Mi chiedo chi potrebbe divertirsi.